A volte i genitori che uccidono i figli lo fanno per una forma di vendetta. I piccoli vengono percepiti come un'estensione del partner, soprattutto della madre, cosicché la causa del delitto efferato non è tanto il divorzio o la separazione in sé, ma la sensazione che si stia perdendo il controllo sulla donna che quei piccoli li ha generati. Molto spesso i padri che uccidono non riconoscono più i figli come propri, ma li attribuiscono esclusivamente alle loro ex compagne di vita e come tali diventano ai loro occhi oggetti che possono essere distrutti. Quello tra Tullio Brigida e Stefania Adami non è mai stato un rapporto rose e fiori. I due si conoscono quando lei è una giovane studentessa di liceo alla Magliana e lui, nato a Civitavecchia nel 1956, lavora di tanto in tanto come operaio edile. I due iniziano una relazione e Stefania quasi subito rimane incinta. Il loro, però, è un rapporto caratterizzato da litigi e violenza, tanto che Tullio infligge alla donna 13 coltellate proprio quando è in attesa della loro prima figlia, Laura. Tullio Brigida viene condannato a 4 anni e 10 mesi di carcere, mentre la donna fortunatamente riesce a cavarsela. Brigida sta scontando una pena per tentato omicidio, eppure dalla sua cella chiede a Stefania di sposarlo. La donna accetta e i due celebrano le loro nozze in carcere. Stefania partorirà altri 2 figli, ma quel matrimonio non è stata una grande idea, perché la gestione quotidiana del rapporto è sempre tormentata, priva di slanci affettivi e piena zeppa di contrasti e violenze. È l'autunno del 1993, quando Stefania, esasperata dalla situazione, lascia Tullio e si trasferisce dai suoi portando con sé i bambini. L'unico frutto dolce di quel legame infelice, infatti, sono proprio loro. Laura, di 13 anni, Armando, di 7, e la piccola Luciana, di soli 2 anni. Laura e Armando hanno qualche non trascurabile problema di salute e vanno seguiti con grande attenzione. La prima è affetta da epilessia e il secondo è affetto da asma bronchiale. Poco prima di Natale, Tullio Brigida chiede ed ottiene che i bambini trascorrano con lui il periodo delle feste in una casa che ha affittato a Santa Marinella. L'accordo prevede che i bambini, dopo il Capodanno, tornino dalla madre. Dopo aver portato via i bambini, i contatti tra l'uomo e sua moglie proseguono telefonicamente in un crescendo di offese e minacce. Tanto che in una telefonata Tullio Brigida dice esplicitamente a Stefania che non le farà più vedere i figli se lei non decide di tornare con lui per riprendere la vita coniugale. Il 2 gennaio del 94 Stefania riesce a parlare l'ultima volta al telefono con i suoi bambini, che sono ospiti dei nonni paterni ad Acilia. Dopodiché di loro non si avranno più notizie. Laura, Armando e Luciana non sono da nessuna parte. Sono spariti. Sembrano essere stati risucchiati da un buco nero. Stefania Adami va dai carabinieri. La sua denuncia viene rubricata come sottrazione di minori in seguito a lite fra coniugi. Poi si rivolge al tribunale dei minori. Bussa a tutte le porte nella speranza che qualcuno le dia una mano per capire dove sono finiti i suoi 3 figli. Tullio Brigida prova a tranquillizzarla, ma senza riuscirci. La donna che lo ha sposato, nonostante abbia sempre saputo di che pasta è fatto, non si fida. Teme il peggio.
vuole la verità. Ma la verità Tullio Brigida non la dice, non può dirla. Laura, Armando e Luciana non potranno mai più riabbracciare Stefania. E non potranno farlo perché non ci sono più, perché sono morti. E pur di non dire la verità, l'uomo comincia ad inventare storie fantasiose, sostenendo che i bambini siano al sicuro e che lei non dovrebbe affatto preoccuparsi. Ma Brigida, oltre che inaffidabile, è anche un violento. E si sa, tant'è che compie un gesto che appare inspiegabile. Con un ordigno rudimentale tenta di far saltare in aria l'abitazione dei suoceri. Il congegno è assai rozzo, per cui il progetto fallisce. La situazione per lui precipita. E siccome dei bambini non c'è più traccia, il 23 marzo del 1994 viene arrestato con le accuse di sequestro di persona e tentato omicidio. Non avere più notizie dei bambini è un tormento che annichilisce Stefania, soprattutto perché Brigida ad un certo punto riparte con una stucchevole girandola di versioni tutte differenti tra loro e spesso assolutamente inverosimili. Intanto ai centralini di alcuni quotidiani arrivano telefonate strane. Voci anonime raccontano che i bambini siano stati uccisi e poi seppelliti. Questa è una fase in cui la speranza che Brigida li abbia nascosti è ancora viva, per cui le telefonate vengono bollate come una cinica iniziativa di qualche sciacallo. E intanto Brigida, dal carcere, continua a cambiare versione. Dice di aver nascosto i figli in Umbria, ma le ricerche non danno alcun esito. Si inventa persino una vendetta dell''ndrangheta che gli avrebbe portato via i figli. Una punizione scattata perché avrebbe dato ospitalità alla moglie di un boss calabrese. Ma è tutto falso. Si fa strada alla sensazione che ormai non ci sia più nulla da fare. Il 30 maggio del 94 Tullio Brigida viene indagato per omicidio plurimo. Sembra deciso a dire la verità, ma non è così. Dice che i figli siano rimasti soffocati dai gas di scarico della sua auto e che si sia trattato solo di un incidente. Sostiene poi di averli seppelliti nelle campagne di Vetralla, in provincia di Viterbo, ma gli scavi nel luogo da lui indicato si rivelano inutili. Il 13 luglio del 1994 l'indagine sembrerebbe finalmente subire un'accelerazione. Vincenzo Bilotta, un amico di Brigida, intervistato dalla trasmissione televisiva Chi l'ha visto, dichiara che l'uomo avrebbe ucciso i figli e sepolti in un luogo segreto. Durante l'intervista Bilotta invita il suo amico a parlare, ma Tullio nega e a fine luglio tira fuori un'altra panzana. Laura, Armando e Luciana sono all'estero, ma per motivi di sicurezza non può rivelare né dove si trovino né perché siano in pericolo. Stefania Adami protesta davanti al Quirinale inutilmente. A poco più di un anno dalla scomparsa, Tullio Brigida ha di nuovo un sussulto di memoria e in un interrogatorio rivela di aver trovato i bambini morti sul letto della sua casa di Santa Marinella, probabilmente avvelenati dal monossido di carbonio. Ma è un'altra menzogna. Nell'aprile del 95 inizia il processo per il sequestro di persona e alla prima udienza Tullio Brigida finalmente dice qualcosa di vero, di terribilmente vero. Sostiene di aver seppellito i tre figli nelle campagne di Cerveteri e purtroppo questo non è l'ennesimo, seppur lancinante, depistaggio. Quando il 20 aprile gli inquirenti scavano nel luogo indicato dall'uomo, rinvengono i resti di Laura, Armando e Luciana. Alla scena assiste Tullio Brigida che, impassibile, fuma una sigaretta dopo l'altra, mentre Stefania lancia urla lancinanti. Mentre si lavora con i guanti e le mascherine davanti al viso, la pioggia è battente. Ed ecco pian piano spuntare tre paia di scarpe. Ecco brandelli di capelli attaccati al cranio. Ed eccoli lì, quei tre piccoli corpi. Distesi a strati, supini, con il capo tutti dalla stessa parte, coperti da un giubbotto di velluto blu, il giubbotto del padre, che li aveva avvolti in una sorta di sudario.
Ecco la maggiore dei figli. Laura indossa il Montgomery e il cappuccio le copre il capo. E poi i fratellini più piccoli. Uno ha una maglia a righe bianche e rosse e l'altro la giacca. Ma le atrocità non sono finite, perché dall'esame dei periti emergeranno elementi agghiaccianti. I tre bambini sono stati assassinati dalle esalazioni di CO, ma non è stato affatto un incidente. La notte tra il 4 e il 5 gennaio, dopo aver somministrato sonniferi ai suoi figli, Brigida li avrebbe chiusi nella sua auto e, una volta addormentati, avrebbe collegato il tubo di scarico all'abitacolo, causandone la morte per asfissia. Tullio Brigida viene processato e condannato per triplice omicidio e occultamento di cadavere. Il 26 gennaio del 1998 la Cassazione confermerà la condanna all'ergastolo inflittagli in primo grado e in appello. In questa vicenda già abbondantemente crudele provoca sconcerto il movente. Quella decisione di uccidere tre bambini maturata all'interno di una vendetta contro la moglie che lo aveva abbandonato. Laura, Armando e Luciana, tre bambini di 13, 7 e 2 anni sacrificati sull'altare di un'assurda vendetta familiare. E la storia di oggi termina qui. Vi ringrazio per essere stati con me. Ciao, alla prossima.